Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. La nostra saga dei talenti sprecati continua con la voglia di ricordare giocatori che si sono affacciati alla ribalta del grande calcio con ottime prospettive, ma per i motivi più disparati non sono riusciti a mantenere le loro promesse. Talenti sprecati è arrivato al 14° capitolo. Fausto Rossi. Un talento del vivaio juventino, attualmente alla Reggiana a 32 anni, che non ha terminato la sua carriera ma può già nutrire rimpianti per non aver avuto in bianconero le occasioni che si sarebbe aspettato. Nel precampionato Rossi ha sempre fatto vedere cose interessanti, facendo ammattire Maicon in una sfida precampionato contro l'Inter. Centrocampista offensivo, non ha mai avuto spazio in una partita ufficiale. Ha raccontato: perché non mi hanno mai dato fiducia? Non ne ho idea, probabilmente in quel momento non ero abbastanza pronto. Hanno avuto i loro motivi, le circostanze non mi hanno permesso di entrare in campo quando venivo convocato e portato in panchina. Rimpianti? È stato un grande privilegio anche solo esserci, va bene lo stesso. Sono contento dell'esperienza, mi dispiace solo di non aver esordito. Fausto non sapeva però che avrebbe vissuto una giornata di gloria del tutto particolare. Va a giocare in Spagna e segna un gol che permette al Valladolid di battere il Barcellona di Messi e Neymar. Pare che sia entrato nella storia un italiano che affonda il Barcellona nella Liga. Così magari qualcuno si ricorda di me, io non mi sono mai dimenticato di come si gioca a pallone. Erano gli altri ad essersi scordati di me, disse togliendosi un sassolino dalle scarpe. Antonio La Fortezza. Elemento di spicco della primavera del Bari, che alla fine degli anni 90 conquistò lo scudetto, si prese la ribalta assieme ad Antonio Cassano, col presidente Antonio Matarrese che aveva già preparato un super doppio affare in uscita sul mercato. Il fantasista alla Roma, il centrocampista all'Inter. Da tutti indicato come un predestinato per la capacità di unire quantità e qualità sulla mediana. Un incidente in moto fece però saltare ogni progetto, rottura del bacino, 6 mesi di stop e una carriera poi consumatasi nelle serie inferiori con il rimpianto di aver perso il classico treno che passa una sola volta nella vita. Mariano Soggia. Esterno che quando voleva sapeva mettere il turbo palla al piede, ha formato una coppia brillante con Francesco Dell'Anno nelle stagioni a Ravenna, sicuramente le più importanti della sua carriera. Soggia, sardo doc, ha talento da vendere, con Ciccio fa scintille in campo. Il 1° dicembre 1999 Sven-Goran Eriksson, allenatore di una Lazio che a fine stagione si laureerà campione d'Italia, dirà: prima che possiate farmi qualsiasi domanda, mi spiegate perché quel Soggia non gioca in Serie A? La Lazio ha pareggiato 1-1 a Ravenna e né l'esperto Attilio Lombardo né Guerino Gottardi sono riusciti a fermare l'esterno sardo, che nel match di ritorno andrà anche a segno all'Olimpico. In Serie A esordirà nel 1996 col Vicenza, stagione nobilitata dalla conquista della Coppa Italia, ma con sole 4 presenze. In futuro diventerà assessore allo sport del suo comune natale, Oschiri, ed eroe locale, come riportato da un titolo del quotidiano La Nuova Sardegna. L'ex calciatore di Serie A, Mariano Soggia, salva la vita a 2 persone, erano svenute per le esalazioni del mosto in una cantina. Igli Vannucchi. Noto come pescatore di gol, nel vero senso della parola, la sua passione per Amiellense è stata tale da valergli l'affidamento di un programma dedicato su Sky, Buona Pesca. Con la canna da pesca in mano si sentiva se stesso e ad Empoli poteva dedicarsi con tranquillità alla sua passione e calcare contemporaneamente i campi di Serie A. Il genio di Vannucchi, trequartista vecchio stampo, non è mai stato in discussione, particolare invece la sua sregolatezza, carattere schivo, che una volta gli fece anche dire: nel mondo del calcio bisogna essere molto ruffiani, se no vieni cacciato, e questa non è una battuta. A Empoli per fortuna non serviva e fu protagonista fino a portare i toscani in Coppa UEFA, nella loro migliore stagione di sempre,
festeggiata con una bella sessione di pesca. Raffaele Paulino, classe 1969, prodotto del vivaio dell'Inter, che lo pescò nella squadra che faceva riferimento alle case popolari della Gescal. A fine anni 80 Paulino va a giocare a Cagliari e, pur segnando pochi gol, diventa un idolo della curva rossoblù nella stagione del ritorno in Serie A. A Cagliari sono legati i migliori ricordi di Paulino, compresa la grande rimonta dell'anno successivo che garantì ai sardi la permanenza in A. Claudio Ranieri in panchina a fare da chioccia a giovani come Cappioli, Greco, Rocco e Provitali, che con Paulino dividevano la residenza nei pressi dello stadio Amsicora. Paulino vivrà una carriera nelle serie minori, ma ricorderà sempre il suo arrivo a Cagliari, spaesato a 19 anni, e caricato su una Fiat Tipo da un dirigente con una gamba sola, che gli disse: «A Cagliari è sempre così, piangi ora che sei arrivato e piangerai di nuovo alla partenza. Benvenuto al sud!» Mauro Bonomi. Quando nel 1992 conquista l'oro con la nazionale Under 21 ai campionati europei, sembra avere davanti a sé un futuro da colonna della difesa azzurra. Compone con Dario Marcolin e Beppe Favalli un trio delle meraviglie alla Cremonese, trio che viene acquistato in blocco dalla Lazio con il suo cartellino valutato 5 miliardi di lire. Una situazione che non ha giovato però a un difensore dotato di classe e visione di gioco, ma di poca cattiveria e continuità. Passerà al Cagliari e al Torino con una buona carriera tra i professionisti, ma le stelle di quella notte spagnola, col titolo continentale appena conquistato, non brilleranno più così luminose, sorpassato dalla generazione dei Nesta e dei Cannavaro. E tu? Ricordi altri calciatori che meriterebbero di essere inseriti in questa serie? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!